Ben ritrovati con la storia. Oggi parliamo della Voga Longa di Venezia, che è una regata, cioè una competizione di imbarcazioni a remi. E allora conosciamo la sua storia. L'idea della Voga Longa risale al 1974, quindi 50 anni fa, da un gruppo di veneziani, sia dilettanti che professionisti. Lo scopo era quello di rilanciare l'antica tradizione della voga alla veneta, ma anche fu antimotondoso e antidegrado. La prima regata era composta da 1500 regatanti e da 500 imbarcazioni, imbarcazioni che provenivano da Venezia, ma anche da altre località. La manifestazione è celebrata nel giorno dell'Assenza, cioè l'Assensione di Gesù al cielo, ma è anche la festa di Venezia che celebra lo sposalizio con il mare. Le imbarcazioni si trovano nel bacino San Marco e qui si apre il corteo storico di circa 100 barche ed è aperto con la barca chiamata la Serenissima, che è un'imbarcazione enorme, grande, bellissima ed è vogata a 18 remi. Ma vediamo anche le altre imbarcazioni, come la Caorlina, che deriva dal nome di Caorle, una barca spettacolare, massiccia, potente ed è usata anche per il trasporto, ma anche per la pesca. Andiamo poi alla Mascaretta, che è una barca più leggera ed è adatta per le competizioni e le regate femminili, è vogata a 2 o anche a 4 remi. Poi abbiamo ancora il Puparini, che sono altre barche a due remi, e andiamo poi al Sandolo, che è una barca più antica ed è adatta per i bassi fondali. Ma la regina delle imbarcazioni è la gondola, che è appunto adatta alla Laguna Veneta, asimmetrica e appunto con un solo remo. Andiamo poi a vedere altre imbarcazioni, le più antiche, le più storiche, che hanno appunto caratterizzato la lunga vita millenaria della Serenissima. La Galea, questa barca appunto che è caratterizzata per la sua lunghezza ed era adatta per imprese militari e anche commerciali. Fu utilizzata nel corso delle crociate, quando trasportava sia le truppe che i rifornimenti. Abbiamo poi la galeazza, che è un tipo di galea adatta alla guerra, risale al XV secolo e per la prima volta fu utilizzata nella battaglia di Lepanto del 7 ottobre 1571 contro i turchi, appunto, che vennero sconfitti. Andiamo poi a un altro tipo di imbarcazione, il burchiello, che era utilizzato fin dai tempi antichi dai nobili veneziani che si trasferivano nella terraferma appunto a visitare le loro proprietà. Questa barca è stata utilizzata poi da personaggi famosi come Casanova, Canaletto, Goldoni, ma anche da reali di Francia e anche di Russia. Oggi questa barca è adatta a crociere romantiche che si svolgono lungo la riviera del Brenta tra le bellissime ville venete. E quindi per la conoscenza di questo patrimonio appunto delle ville venete consigliamo sempre una crociera.